Un pollo! Meno uno a tutti i tiri. Ciao mondo! Prima di imbarcarsi in una nuova impresa, un avventuriero sa bene cosa non deve mancare nel suo equipaggiamento. Una gomma consumata, un mozzicone di matita e dei dadi. Solitamente ogni avventuriero si dimentica di portare un tempera matite. È per questo che tutti i mozziconi di matita sono sempre senza punta. Ma che debba affrontare orchi, cyborg, ninja o alieni, il vero giocatore di ruolo sa che potrà sempre contare su un oggetto irrinunciabile: la spada. La spada è l'unico oggetto presente in qualsiasi ambientazione: fantasy, horror, gotico moderno, medioevale o fantascientifica che sia. È una costante imprescindibile e immutabile, un po' come l'accelerazione di gravità. In realtà, l'accelerazione gravitazionale varia in funzione della latitudine e della longitudine. È arrivato il precisino della fungia. Giocando a un qualsiasi gioco di ruolo, prima o poi vi troverete sicuramente con una spada in mano o alla gola. Non ci credete? Allora, analizziamo cosa è possibile fare con una spada nei diversi giochi di ruolo. Girsa, il gioco di ruolo del Signore degli Anelli. Hai una spada, ma è rotta. Corri a gran burrone a fartela aggiustare finché è in garanzia. Rollmaster. Hai una spada. Guarda sulla tabella A per vedere il tipo di danno. Riporta il valore sulla tabella B per vedere quanti punti ferite infligge. Consulta la tabella delle tabelle per vedere che tabella dei critici utilizzare. Ma prima tira il dado per vedere se puoi tirare il dado. Star Wars. Hai una spada. Ed è laser. Meglio fare scorta di batterie stilo. E inizia ad allenarti a baseball se non vuoi essere crivellato dai blaster. Star Trek. Hai una spada. E sei un timoniere nipponico pazzo come un cavallo. A meno che tu non abbia una batlet, nel qual caso saresti un Klingon che morirà prima della fine dell'avventura. Dungeons and Dragons. Hai una spada. Ed è magica. Un misero più due. Vabbè, mettiamola nella rastrelliera delle armi magiche. Earth Dawn. Hai una spada. Ed è magica. Ma per usare i poteri devi sapere le sue conoscenze chiave. Ma prima devi scoprire quali sono. Se non sei un fabbro o un bardo, sei fregato. Che poteri ha? Non lo sai finché non hai saputo cos'è che devi sapere e non l'hai effettivamente saputo. Per sbloccare l'ultimo potere, però, devi compiere una quest per tutta Barsive, solcando il Serpent River, scalando le Thunder Mountain e attraversando Bloodwood. E prega di non trovare altri oggetti magici nel frattempo. Ars Magica. Hai una spada. Ed è magica. L'hai creata tu? DC Heroes. Hai una spada. Se è magica, puoi uccidere Superman. Marvel Super Heroes. Hai una spada. Ma il tipo con lo scudo è più forte di te. GURPS. Generic Universal Roleplay System. Hai una spada. Puoi usarla per fare un po' quello che ti pare. Il richiamo di Cthulhu. Hai una spada. L'Elsa reca strane incisioni che ricordano vagamente inquietanti creature dalle fattezze in mare. A guardarle meglio ti sembra di scorgere qualcosa tra i lugubri riflessi che balenano nel metallo. Forse sono incisioni in una lingua tanto antica da non essere mai stata udita o parlata da esseri umani. Il filo della lama, tetro e gelido, pare sussurrare il tuo nome e trafiggerti l'anima. C'è qualcosa di empio e perverso in tutto questo. Memorie ancestrali di mondi dimenticati riemergono dalla tua mente sciagurata, che come già fu per quella dell'arabo pazzo Abdul Al-Azred, cede di fronte al cospetto dei grandi antichi, gli dei esterni, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, Nyarlathotep-il-Caos strisciante, Golgoroth, Azathoth. Ah!
Cyberpunk 2020. Hai una spada e io ho una pistola. Una smart gun linkata al mio sistema nervoso che si interfaccia direttamente al processore neurale che a sua volta manda i dati al sistema di puntamento della mia cyberottica. Sei morto. Shadowrun. Hai una spada. Ti ho già detto che ho una pistola con estensioni cibernetiche? Sei morto. Ah, ma tu puoi lanciare una palla di fuoco. Sono morto. Vampiri la Masquerade. Hai una spada. E io ho ancora una pistola. Ma sei un vampiro e ti fai il solletico. Sono morto. Ma anche io sono un vampiro. Sono già morto. Vampiri il Requiem. Hai una spada. Ma io ho l'appoggio del principe. Un discreto livello di influenza sui primogens. E potrei sempre raccontare al tuo sire che hai incontrato ieri notte a sua insaputa. Se non rinfoderi quell'arma, sei morto. Ma sei un vampiro. Sei già morto. Ken, il guerriero. Hai una spada. Molto utile. Non sei un vampiro, ma sei già morto lo stesso. Solo che ancora non lo sai. Paranoia. Hai una spada. È sperimentale. Se funziona, sono morto. Ora però devi fare fuori anche i miei 6 cloni. Se invece ti esplodi in faccia, sei morto tu. E tocca a me fare fuori i tuoi cloni. Non chiederti come possa esplodere una spada. Il computer ha deciso così. Chi sei tu per contestare le sue scelte? Teenager, manga, mutanti. Hai una spada. Tanto in questo gioco non puoi uccidere nessuno. Exalted. Hai una spada. Di Exalted non so proprio niente. Zero totale. Mai giocato Exalted? Mai. Martelli da guerra. Hai una spada. Ma cosa te ne fai se sei un tombarolo o un mendicante? Sine Requie. Hai una spada. Se ci metti della benzina, ottieni una motosega. Dannato Ferox, sto arrivando. Fading Sands. Hai una spada. Un pregevole manufatto simbolo di forza, nobiltà e ricchezza. Degna della più prestigiosa delle casate, che non sfigurerà pendendo al tuo fianco al cospetto dei dignitari dell'impero. Potrai sfoggiarla durante i duelli, i tornei o... Ma questa non era un'ambientazione fantascientifica? Stormbringer. Hai una spada. È nera, con rune scarlatte incise lungo tutta la lama. È forgiata con un metallo sconosciuto e risucchia le anime delle sue vittime. E sono cavoli tuoi. La leggenda dei 5 anelli. Hai una katana e ha un'anima tutta sua. Non disonorarla. Lex Arcana. Abes Gladium. O.G. Hai cosa grosso grosso bang. Munchkin. Hai una spada. La vendi con 2 pozioni e avanzi di livello. E hai anche un pollo sulla testa. World of Warcraft. Hai una spada epica, luttata durante una quest mentre stavi grindando col party. L'ha droppata questo mob che stavi aggrando col tank per pullarlo dall'healer e permettergli di castare. Non vedi l'ora di raidare ora che fai 205,6 DPS. Giochi di ruolo dal vivo. Hai una spada, perché i colpi abbiano effetto devi urlarli come gli attacchi del grande Mazinga. Double, fumble, raggi gamma, crash. Mondo reale. Hai una spada, ma non hai un porto d'armi. Sei in arresto. Adesso però laviamoci i capelli col napalm, perché va bene tutto, ma l'igiene personale ancora ci tengo.